Questa volta ci sono io qui con Franco Migliaccio, che è il mio più prezioso collaboratore per quello che riguarda la Slow Art. È con lui che abbiamo inventato questo movimento, rendendoci conto di quanto fosse diffuso il fare arte oggi, che supera i confini del dilettantismo per entrare in, diciamo, in nuovi contesti sociali. Ecco, partiamo proprio da questo. Slow Art non è una congrega di dilettanti, ma nasce proprio quando io ho visto per la prima volta l'operazione di Franco Migliaccio esposta in una grande mostra. Ecco, parlamene un po'. Tu ovviamente ti riferisci all'esperienza della mia scuola, che ovviamente è una scuola amatoriale, anche se di ottimo livello, e che dunque accoglie persone che magari non hanno mai dipinto, ma non hanno mai disegnato, ma comunque quello che è importante è che vengono con una grande passione, che forse questo è il motore, no, di questo movimento che ci siamo inventati, che prescinde per le sue motivazioni, diciamo, strutturali dalla competenza artistica vera e propria. Però dobbiamo dire che in una scuola ovviamente viene avviato un processo per cui questi ragazzi, questi signori arrivano dilettanti, ma poi nel tempo diventano degli artisti veri e propri, al di là del fatto che poi diventino o no famosi, ma fanno un percorso veramente interessante e arriviamo a dei livelli di espressione, di espressività notevoli. E a vedere come l'arte non necessariamente deve essere un fattore professionale motivato dal mercato, dalle sue ansie di profitto, di lucro, ma che può nascere come un fenomeno diffuso sul territorio, sulla società intera, e che quindi può dare un risultato straordinario. Poi quando noi parliamo di slow art, parliamo ovviamente dell'arte, non parliamo dell'esperienza singola, parliamo di questo fenomeno. Parliamo anche degli artisti che hanno fatto un percorso e quindi sono arrivati a un livello di maturità anche espressiva, e quindi non bisogna mai confondere, quando noi parliamo di slow art, della slow art come fenomeno amatoriale o come fenomeno di dilettanti. Il problema della slow art è semplicemente questo: non esiste la slow art e l'arte, l'arte è una sola. Quello che esiste è semplicemente un atteggiamento, un percorso, un modo di essere che non è necessariamente motivato dal clamore, delle mode, dei mercati, ma come fenomeno intimo, come fenomeno sociale, come fenomeno interpersonale, come fenomeno di relazioni umane. Cioè, slow art è l'espressione anche di una nuova società, una società che ha tempo per pensare alla bellezza, per pensare alla creatività, per pensare, soprattutto nel nostro paese, per pensare ad una diversa dimensione, no, della protezione anche dei fenomeni artistici. Cioè, più gente si occupa d'arte, più forse probabilmente, diciamo, potranno essere mantenute meglio le nostre opere d'arte, la nostra ricchezza artistica. Che poi la nostra ricchezza artistica è anche risultato di un fenomeno di diffusione dell'arte, perché non tutto ciò che è, per esempio, nelle proprietà del FAI sono Raffaello o Michelangelo, ma proprio il FAI ci insegna che c'è una quantità di bellezze fatte da gente sconosciuta. Ecco, questo fenomeno della protezione, della salvaguardia, della ricchezza degli sconosciuti è per me molto importante. Ma ecco, vorrei aggiungere anche questo.
accorgersi dell'arte diffusa significa anche accorgersi di maestri che sono stati e sono anche scomparsi, cioè andare a recuperare sul territorio quelle che sono le cose preziose da un punto di vista artistico del territorio. Anche questo fa parte di questa consapevolezza dell'arte diffusa. Mi piace pensare, quando tu parli di bellezza e quindi di questo interesse, no? Alla ricerca per la ricerca della bellezza, che anticamente, durante gli svolgimenti dell'arte classica greca, anche romana, ma soprattutto greca, quando la bellezza si identificava con anche la dote morale, la qualità. E quindi come questo modo di fare arte sia in qualche modo un modo etico di vivere, sì. Perché uno che è interessato a queste cose difficilmente è interessato anche ad altre cose che non siano, come dire, lecite oppure convenienti. Tornando al discorso più ampio, no, di quei tantissimi artisti che hanno lasciato delle testimonianze di sé veramente notevoli, che sono stati pressoché dimenticati. Ecco. Questo è importantissimo. La slow art forse ci può dare più consapevolezza, no? Di questa ricerca e di questo modo di fare arte che è completamente diversa, che non è quel fatto di mercato. Io non ce l'ho col mercato, assolutamente, nessuno, perché poi l'artista deve vivere e il mercato è anche un elemento fondamentale, ma il problema è che non deve essere solo quello, perché noi conosciamo artisti che non sono artisti, sono manager di se stessi, dove l'aspetto manageriale addirittura travalica l'aspetto espressivo, l'aspetto della ricerca, l'aspetto, insomma, che e solitamente compete all'artista che svolge e matura una poetica e dà una testimonianza di sé, del suo modo di pensare al mondo. E queste cose non vengono all'interno del mercato, viene fuori. Poi il mercato può essere un veicolo anche acceleratore che può avere tutte le sue giustificazioni, ma l'arte che nasce dal mercato, vive per il mercato e muore nel mercato, noi non possiamo concepirla come qualcosa. Ovviamente anche lì ci sono degli artisti qualcosa, bravi. No, qualcosa di validamente sociale, cioè che insista sull'educazione sociale, ecco, certo. Questo io penso. Perché tornando alla mia scuola, la mia scuola, cioè molti, tutti quelli che la vengono a visitare, veramente rimangono sorpresi proprio di questo. E la mia scuola non è solo un luogo dove si dipinge, si impara, ma è diventato un convivio dove c'è un'amicizia straordinaria, dove nessuno ha mai litigato, e la scuola dura da 33 anni, dove avvengono delle cose straordinarie. Le mostre, le visite ai musei, cioè veramente coinvolgendo, oramai possiamo dire, veramente centinaia e centinaia di persone. Ecco, poi la cosa più divertente, siamo in fase, appena usciti dalla fase delle elezioni, che il PD ha vinto le elezioni proprio nel tuo attrezzato. Parliamo anche di questo, anche del ruolo politico, del senso, diciamo, dell'arte. Perché ha vinto il PD a Trezzano? Ma in realtà non ha vinto il PD, ha vinto uno del PD, però si è presentato con una lista propria, coadiuvata anche dal PD. Però questo ragazzo, questo quarantenne, questo sindaco che è stato riconfermato al primo turno al 60% dei voti, è straordinario, perché non c'è iniziativa che noi facciamo, lui ci crede fermamente, che non sia presente. Lui è sempre presente, lo potete vedere alle inaugurazioni delle nostre mostre, lui c'è sempre, che partecipa, e ha lasciato veramente di sé anche questa impronta di uno presente anche nei fenomeni culturali. Ecco, è questo che io volevo sottolineare, questa partecipazione ai fenomeni sociali, che è importantissimo, cosa che spesso la politica dimentica. E certamente, quando noi pensiamo che una certa parte politica è stata per decenni e decenni in qualche modo l'elemento che ha gestito la cultura in Italia, e che adesso invece è rappresentata
per esempio a Milano, a Roma, soltanto negli ambienti più in, cioè il PD a Roma e a Milano ha avuto il massimo dei voti nel centro, non nelle periferie, non dove vivevano quelle persone che prima, gli antesignani di questo partito, dicevano di dover proteggere, e in qualche modo proteggevano veramente attraverso anche le loro propaggini, anche sì, sindacale, certo. Ma dove hanno avuto per decenni e decenni il monopolio, no? Il monopolio della cultura, però basata su che cosa? Sui vantaggi dell'economia. Ecco, quindi diciamo che in un certo senso... Sì, parlo del passato perché adesso ormai non esiste neanche più. Ma è questo, ha un senso profondo, cioè l'abbandono dei fenomeni artistici che partono dal basso, e questo è secondo me una delle... Per seguire le mode, chiaramente, ed è una delle colpe politiche dei governanti del nostro tempo. Io direi che per il momento finisce qui. E la cosa che mi piace è che tu tornerai a NoTV con le tue stupende lezioni e che noi registreremo. Sì, faremo veramente una serie, okay. Lo annunciamo? Sì, sì, certo. Io all'Accademia di Belle Arti ho tenuto un corso dedicato a proprio che ha come argomento il corpo umano, il corpo come oggetto di rappresentazione, che diventa poi il corpo come strumento di produzione artistica. Faremo una serie di piccole lezioni che dureranno molto tempo, ma che ci darà una visione veramente molto complessiva di come il corpo sia stato trattato e di come può trattarsi, perché parliamo anche dell'arte di oggi e del futuro. Perché c'è la continuità. C'è la continuità. C'è la continuità culturale, c'è la continuità politica, insomma, dalla storia dell'arte c'è tanto da imparare. Ciao a tutti.